contro l'amministrazione comunale capitolina contro il sindaco Gianni Alemanno per trasferimento periodico dei vigili urbani da un municipio all'altro, oggi abbiamo scelto la sede di Sky su via Salaria, dove praticamente abbiamo avuto anche dei piccoli problemi con la sicurezza, dove addirittura volevano che non facessero riprese a Sky. Mi sembra assurdo perché siamo sul suolo pubblico e praticamente passando uno, chiunque può fare riprese, le scritte sono pubbliche se non sbaglio, non è che stiamo parlando chissà di una proprietà privata, stiamo vedendo delle riprese dal suolo pubblico, perciò la scritta di Sky è pubblicizzato in tutti i posti, mi sembra veramente una cosa fuori luogo. Comunque la nostra protesta continua, questa è una sede istituzionale, una sede soprattutto di informazione istituzionale, noi la consideriamo così perché peraltro è un'informazione libera quella di Sky TG24, perciò continuiamo con la nostra protesta contro il silenzio del sindaco Alemanno, del sindaco Gianni Alemanno e della giunta capitolina, che sta assolutamente opponendo un silenzio contro la nostra proposta, di trasferimento periodico intermunicipale da un municipio all'altro, appunto intermunicipale da parte dei vigili urbani e degli dipendenti degli uffici tecnici comunali, per garantire trasparenza e imparzialità nell'espletamento delle funzioni come garantito dall'articolo 97 della Costituzione italiana. Noi facciamo questo perché i 30.000 cittadini ci hanno apposto una firma in una petizione, e facciamo questo perché vogliamo garantire l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, vogliamo garantire le istituzioni dalla illegalità che spesso alcune mele marce, alcune cellule deviate che sono introdotte appunto in questi apparati istituzionali possano in qualche modo inficiare tutto l'apparato stesso dove, che è composto dalla grande maggioranza appunto dei dipendenti, dei lavoratori che svolgono il loro lavoro con abnegazione e senso del dovere e perciò poche mele marce non possono essere in discussione questo tipo di servizio e di lavoro che tra l'altro è il beneficio di tutta la collettività. Perciò il sindaco Alemanno, dopo aver demandato la cosa alla questione all'assessore al personale Enrico Cavallari, e dopo che questo assessore Enrico Cavallari non ci sta rispondendo, deve riprendere in mano questa questione e avviare trattative, dopo tra l'altro aver incassato varie giudizi positivi e di condivisibilità del problema da parte di alcuni presidenti di municipio, da parte del comandante generale dei vigili urbani Angelo Giuliani, del vice comandante Diego Porta e di alcuni comandanti appunto di vari municipi, dei gruppi municipali dei vigili urbani. Bene, a questo punto continueremo, perciò garantiamo trasparenza e legalità nel territorio di Roma. Alemanno ci venga incontro su questa nostra iniziativa, abbiamo un tavolo di concertazione, trasferimenti periodici ogni 3 anni, intermunicipale da un municipio all'altro, appunto dei vigili urbani e dei dipendenti di uffici tecnici comunali. Viva la legalità, viva la giustizia, abbasso la corruzione e la concussione, e noi contro la corruzione e la concussione combattiamo contro i comportamenti omissivi e illeciti di alcune mele marce che è giusto sradicare per garantire l'immagine di tutto l'apparato istituzionale del Comune di Roma.